Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugiola Barcalcio. Indovinate chi ha parlato, indovinate chi si è sentito. Si vede tirato in causa, ovviamente i giornalisti l'hanno trovato a margine appunto della presentazione del master di primo livello di comunicazione e marketing dello sport. A chi mi sto riferendo se non a lei? Certo che lei, ovvero il nostro amministratore delegato, sommo nonché erudito, uomo di calcio sapiente, conoscente della materia, che ci ha portato veramente, da quando è arrivato, talmente tanti di quei benefici che porca vacca io non riesco neanche volendo a fare la pletora di tutti quelli che è riuscito ad ottenere in primis dello stadio, no, che stiamo zugando ormai da chissà quanti anni nel nuovo impianto, ah no, quello no, in secondi della squadra che dopo 240 milioni investiti di saputo ha veramente nel suo plateau di scelte annovera Zugador che ci stanno permettendo di riuscire ad arrivare all'apice, no, là della parte sinistra della classifica, ah no, questo neanche, ma che sicuramente ha spirito veramente lungimirante, autocritico, come adesso stiamo, ah no, neanche quello, no, comunque, torniamo a noi, perché queste, sia mai il signore vostro esimio, padrone di tutto, gioia e grazie saputo, sono solo mie considerazioni personali, ok? Quindi, amrakmani, cari avventori, se volete continuare a sentirle proferire da questa bocca, iscrivetevi, condividete tale video, canale con tutti gli amici di FederosoBlu che conoscete e anche quelli che non conoscete, voi condividete ugualmente e lasciate subito il mi piacino al video dell'Ugiola Barcalcio. È permesso e concesso? Ma certo che è permesso e concesso, ce lo insegna d'altronde il Fenucci, dai, il Fenucci ce lo insegna. Ma vale tutto, ma vale tutto, ma su via, dai. Perché mai mettersi in discussione? D'altronde il giornalista pare aver esordito così. Se, visti e considerati i 46,7 milioni di rossi in bilancio ottenuti anche a questa chiusura, no, 30 giugno 2022, e visti e considerati tutti gli altri rossi in bilancio da quando c'è saputo, che equivale a quando c'è Fenucci, se per caso il giornalista deve aver chiesto, io non ho sentito, solamente letto gli stralci dell'intervista, ma me lo immagino, io avanzo esimio, nonché appunto buon uomo, potrebbe mica lei avere fatto qualcosa per cui oggi sentirsi messo in discussione? No, io chiedo. E il Fenuzzi, ovviamente, il Fenuzzi, Fenuzzi, ha risposto, io sono nel calcio da tanti anni e di bilanci con il segno più, ne ho visti ben pochi in carriera. Io qualche domanda me la farei, Fenuzzi, posto considerato che sicuramente nel calcio un imprenditore non viene per investire, semmai nel calcio ci si viene per pubblicizzare la propria azienda facendo qualcosa laddove ovviamente siano gli sghei, facendo qualcosa di buono prestazionalmente parlando sul campo, e questa è una mia considerazione personale, perché molti si chiedono, ma perché critichi saputo che sta mettendo e mettendo ogni anno fior fior di milioni? Ma io non critico di per sé qui saputo su questo, semmai la mia critica è sentendo saputo dire, io, a me non piace buttare via i soldi, proprio perché a lui non piace, non deve piacere di buttare via i soldi. La mia domanda è, ma che è una domanda retorica che non ha risposta, perché continua a percorrere la strada con al fianco chi invece gli sta facendo mettere ogni anno molti danari, visti e considerati 240 milioni spesi ad oggi? Sarà mica che Fenuzzi, magari chiedo e non lo so, ha sbagliato qualcosa, perché un conto è che, come dice lui, nell'industria calcio tutte le squadre annoverano i segni meno perché è l'ordinaria amministrazione delle cose. Sia mai, è vero, però anche ad esempio che ne fa un virtuosismo di società, Napoli di De Laurentiis, anche loro penso ne abbiano fatto parecchi meno. Ma sapete qual è la differenza? Che chi fa
tante spese, molte volte qualcosa sul campo quantomeno lo ottieni. Noi invece abbiamo, diciamo, l'eccezionalità di aver speso ingenti somme, tanto quanto chi in questi anni in Europa ci è andato e ci è andato più volte, ma noi abbiamo l'eccezionalità nell'aver speso tanti danari ed avere la situazione che abbiamo. Lo stadio non lo citiamo neanche perché ancora dobbiamo avere i consensi per partire coi lavori, ma vabbè. La squadra non è da parte sinistra della classifica, io penso si sia tutti d'accordo, e abbiamo il parco giocatori che abbiamo. Lato allenatori li cambiamo sempre quando siamo nella disperazione con quello che ci rimane sul mercato di libero, di svincolato. Dirigenti facciamo una fatica immane a cambiarli, va bene, e poi sappiamo che chi deve essere cambiato non si mette neanche in discussione, perché continuando appunto con gli stralci pronunziati dal Fenucci, lui praticamente cosa fa? Incomincia a fare quello che è bravissimo a fare, incomincia a recitare la filippica di quello che è successo, motivo per cui sembra che alla fine si debba arrivare a giustificare l'operato chi come lui appunto non riesce a ottenere. Però io mi chiedo, Fenucci, arriva un certo punto nella propria vita che almeno un dubbio lo devi mettere nel discorso, perché se te, e che adesso leggiamo velocemente che cosa dici, e non mette un dubbio sul suo operato che sia uno, io personalmente qualche domanda me la faccio, anche alla luce di che cosa? Del discorso che ho fatto sentire oggi, di Saputo, oggi intendo nel mio ultimo video, quando dice: io non trattengo dirigenti, se c'è qualche dirigente che pensa di poter far meglio e di poter ottenere qualcosa di più, che vada, perché io, seppur contrattualmente legato a loro, non gli metto la museruola. E Fenucci poi risponde, parte del video che non ho messo, ma che lui predilige i lati umani piuttosto che quelli sportivi, che quindi fa capire che lui a Bologna ha trovato un ambiente dove ci sta bene, anche lui mangia, questo lo aggiungo io, semmai, i tortellini in brodo gli piacciono tanto, che si chiede: ma perché io devo andarmi a impelagare in altre situazioni che magari mi potrebbero dire Europa, Champions League, vincere trofei, quando dopo tutto qua a Bologna mi trovo così bene e mangi tortellini in brodo, ma perché devo andarmene via che si sta così d'un bene? Già, se io fossi Insaputo, uno più uno lo farei, e capire chi ho come bagaglio a mano, perché qui di bagagli a mano parliamo. Torniamo a Fenucci, che in poche parole, diciamo, entra nel merito del come mai Bologna, nonostante 240 milioni investiti, società che quindi sta investendo molto di più di altre società di pari nostro in teoria livello oggi in classifica, ma otteniamo alla stregua gli stessi risultati? E Fenucci risponde: purtroppo il settore è entrato in crisi, o poi dalla pandemia il Covid ha acuito questo stress, dice, finanziario. Negli ultimi 2 anni i primi 6 club hanno accumulato perdite per 1,4 miliardi e serve espandere l'espansione dei ricavi e di contenimenti dei costi. Pensate, per giustificare come mai i bilanci del Bologna siano costantemente in rosso, cosa fa? Fa quello che fanno i tifosi del Bologna, recita l'omelia: ma c'è chi sta peggio, ma non hai visto la Juventus che c'ha un rosso di bilancio che pare al bus del cul di non ti dico quale pornostar, ma guarda ben là che c'è chi sta messo peggio. Ma Fenucci, ma guardiamo bene in terra nostra, perché se noi poi andiamo a vedere, ok, quest'anno, ma la Juventus in questi anni, pur avendo un bus del cul di bilancio rosso così, qualcosa l'ha vinto in questi ultimi 8 anni. L'Inter qualcosa l'ha vinto in questi ultimi 8 anni. Il Milan qualcosa l'ha vinto. Società come Napoli e Atalanta, vedendo i sogni che stanno regalando i tifosi, anche se trofei alle mano, cosa che comunque il Napoli qualche coppetta l'ha vinta, ma se anche l'Atalanta non ha vinto niente, ha regalato sogni, equivalgono a trofei, io vorrei vivere quelle emozioni che per me vorrebbero dire sognare sono pari dei trofei. Quindi se andiamo a vedere, come dici te, quelle squadre che stanno lassù, qualcosa l'hanno ottenuto,
Preoccupiamoci ben di noi, come mai? Come mai noi non si ottiene un cazzo? Poi si strapagano gli atleti, gli chiedono il calcio è cambiato, dice il Fenucci. Con la sentenza Bosman dice lì si è spostato l'equilibrio contrattuale a favore di agenti e calciatori. Quindi si spingono molti budget per raggiungere i propri obiettivi e si accettano perdite operative. Parole di Fenucci? Al che mi chiedo quali obiettivi abbiamo raggiunto noi espandendo il nostro budget salariale? L'abbiamo espanso noi il nostro budget salariale? Sì? Che obiettivi avevamo? Perché non mi sono mai stati chiari, nonostante i costi. Appunto, si dice il lavoro, il costo del lavoro si è aumentato nel Bologna, che equivale a dire salariamente parlando, mi piacerebbe sapere anche dirigenzialmente parlando i loro salari si siano aumentati. Comunque, questo non lo so. Dice, la nostra gran parte della perdita deriva dal fatto che le plusvalenze non coprono gli ammortamenti. Abbiamo investito più di 120 milioni per la crescita sportiva della squadra, che per tanti fattori non si è realizzata. Abbiamo investito più di 120 milioni per la crescita della squadra, Fenucci! Che fine hanno fatto in termini di bagaglia a mano come giocatori? Che fine hanno fatto 120 milioni? Ma ti rendi conto che te riesci a spazzare con una spugnata del tipo per tanti fattori non si è realizzata la crescita della squadra, come se tu non avessi delle colpe? Fenucci, ma facciamo un mea culpa. Lo facciamo un mea culpa che forse qualcosa si è sbagliato. Io non l'ho sentito, se non lo sento sono portato a pensare che non lo si sia fatto. Pensate, abbiamo investito più di 120 milioni per la crescita sportiva. Crescita sportiva vuol dire andare in alto, valore della rosa, ma soprattutto prestazioni in campo, anche perché le due cose sono altamente connesse. E poi finisce dicendo, l'azionista sta ripianando, ma il Covid ha avuto un effetto globale di una ventina di milioni. Poi sono caduti i valori dei trasferimenti, il parametro è sceso del 20% e questo ha impatto in un sistema che vive di plusvalenze. Come per dire, vostro onore, il Covid ha impattato sul BFC come non mai. Squadre, società magari, sì, come Atalanta, Sassuolo, Udinese, vostro onore, si sono salvate, questo lo aggiungo io, sia mai. Non si capisce come mai il BFC invece ha avuto il Covid molto più pesantemente di queste altre società. Chiedo io, domando, sarà mica perché hanno dei dirigenti più virtuosi dei nostri? Fenucci? Però poi ci tira la sega finale Fenucci e dice: l'azionista si preoccupa se il risultato di esercizio è diverso dal budget di inizio anno, quindi si sa già a cosa si va incontro. Per la serie, sapeva già di inizio anno che ci sarebbe stato un rosso in bilancio, quindi niente di nuovo. Gli chiedono quanto valga il Bologna. Non faccio cifre, risponde Fenucci, perché servirebbe un azionista disposto a vendere, e il nostro non lo è. Quindi anche qua è già la terza volta che si parla in via ovviamente trasversale di futura eventuale cessione. Quando si incomincia a parlare di un qualcosa dicendo che non accadrà, state pur certo che quel qualcosa in via eccezionalmente potrebbe e accade. Di solito è così, staremo a vedere. Vi ricordo che Saputo aveva dato un arco temporale di 10 anni, siamo all'ottavo, eh? Poi vi dirò in un altro video un'altra cosa sopra la famosa frase allenatore Thiago Motta della svolta. E proprio su Thiago Motta finisce Fenucci dicendo che sta facendo un buon lavoro, si sta molto impegnando, i primi risultati si stanno vedendo, il clima è sereno e speriamo di dare continuità ai risultati. Pensate, rosso in bilancio, eravamo quasi in zona di retrocessione, in 8 anni non abbiamo tenuto un cazzo, ma il clima è sereno! E questo è importante perché stasera possiamo mangiare tortellini in brodo di capone. Di capone!
Fenucci, l'importante è la tua serenità. Se tu sei sereno, io sono sereno. Voi siete sereni, fatemelo sapere, attivate campanaccio. Alle prossime serenità da bar.